Paese anche di poesia, tanto Vanelli, quello che vanno a raccogliere i rifiuti nelle grandi discariche. Ecco perché è nata la volontà di costituire un'unità. È dal 82 che tu sei in Bangladesh, dal 94-95 che lavori qua, che vuol dire fratello in bengali. Grazie. Grazie. Partito, qualcuno di voi che vuole informazioni o storie più dettagliate. Sono molto contento, la maggior parte di quelli che sono qui li conosco, ho rincontrato un amico vecchio di tanti e tanti anni fa, quando, come dice lei, queste persone fanno fatica a gestire. Io, tra tutti i casini in cui autentiche, godiamoci questo pezzo di immagini. Questi centri che comunque abbiamo 82 lavoro in Bangladesh. Per un primo periodo avevo lavorato con dei fuori casta, ma poi ho cominciato a lavorare con i bambini di strada e praticamente dal 94-95 e noi abbiamo messo su alcuni centri che in inglese dicono drop-in center, centri notturni per questi bambini dove possono avere rifugio lungo le stazioni ferroviarie della grande città di Dhaka. E poi abbiamo messo su un piccolo centro a Nolakuri dove, quando riusciamo a portare via un po' di questi bambini dalla strada, i più piccoli, cerchiamo di dargli accesso a un tipo di formazione, scolarizzazione, come l'hanno tutti i bambini del mondo. Uno dei problemi che nella mia esperienza ormai più che ventennale con i bambini di strada è il problema che tra questi bambini c'è un'alta mortalità. Così da nostre stime un po' empiriche, circa il 25-30% di questi bambini non riescono a diventare adulti, muoiono per malattie, fatti di violenza, fatti di segregazione, umiliazione, abusi di vario tipo e anche abusi da parte delle forze dell'ordine. E quindi questi bambini nella loro attività, che è principalmente riciclare tutto quello che viene buttato via in discarica o in altri posti, pur anche quando hanno un qualche soldino in tasca, non hanno comunque accesso alla salute perché sono considerati poveri, sporchi, con anche problemi di tossicodipendenza già dall'età di 9-10 anni. E quindi appunto un'idea che un progetto che noi stiamo cercando di fare, ed è la ragione di questa serata, è, visto che loro non hanno accesso alla salute, noi portiamo la salute là dove loro sono, con questa unità pediatrica mobile, che appunto vorrebbe offrire a loro accesso alla salute. E cioè la grande bella notizia è che quando spendi due soldi per la salute di un bambino lo guarisci e questo ti diventa un adulto sano. Invece queste malattie endemiche del Bangladesh, del tipo tubercolosi, febbre reumatica, e come si dice, malaria un po' meno, ma come si dice, bronchiti croniche, epatiti e robe varie, con pochi soldi li curi e questi crescono come adulti sani. Se trascurate si cronicizzano e tu non avrai mai, anche se arrivassero all'età adulta, saranno comunque persone malate, incapaci di entrare nel sistema. Il progetto tra l'altro non gli offre solo salute, ma gli offre anche la possibilità di rivendicare il loro diritto di accesso alla salute. Non è semplicemente rispondere al bisogno immediato, che è grave e serio, ma è anche organizzato in modo di, con ragazzi che erano anche loro bambini di strada, adesso giovani adulti, di cercare di mettere pressione sul resto del sistema perché questi bambini li accettano, o comunque quando verifichiamo casi di salute molto serie
problemi seri abbiano accesso a una patologia più specializzata che c'è e a una cura e a una medicina che risponda al loro problema. Chiaramente i costi sono quelli che sono e io sto cercando di fare il possibile con questi amici stasera qui al Sassolino per vedere se riusciamo a convincere alcune persone di buona volontà a darci una mano. Quando noi parliamo di questi bambini che noi chiamiamo di strada, non sono dei bambini sulla strada che lavorano, fanno cose per sopravvivere e poi tornano in una famiglia. Sono bambini che hanno sofferto l'esperienza dell'abbandono. Non sono orfani, non hanno giustificazioni per dire mi è andata male, mi è morto il papà e la mamma. Non è... Cioè è gente che hanno i parenti ma sono stati smollati per questa... come si dice, situazione ormai nei centri urbani che queste coppie che si disfano non riescono più a stare in piedi e le prime persone che sono expendable o che si possono mollare sono questi giovani donne e questi bambini.